Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Adige, benvenuti a questa nuova puntata di Verona in Musica. La nostra ospite di oggi è Marianna Cataldi. Buongiorno a tutti, ciao Annalisa, grazie per avermi invitata. Ciao Marianna, io come dicevo dietro le quinte sono super emozionata di averti ospite con noi oggi perché troppo insomma buona. Giustamente come hai ricordato sei una voce che in realtà forse gli ascoltatori adesso non capiranno, ma sei entrata nelle nostre case fin da piccoli, cioè perlomeno io parlo per la mia esperienza, con le note di Riflesso di Mulan nella versione italiana e poi anche diciamo nelle case degli italiani in generale con la tua voce che ha prestato insomma ha cantato la sigla dell'isola dei famosi, diciamo esatto. Così e quindi queste sono state le prime esperienze che ti hanno poi portata a iniziare questo lavoro propriamente nel cinema, mi sembra di aver capito, giusto? Tu hai scritto anche delle musiche per... Diciamo che, allora, questo è stato all'interno del mio percorso. Ho iniziato che avevo 4 anni sul palcoscenico, venendo da una famiglia di musicisti, per cui sono stata presa per mano dalla musica e per me è stato normalissimo salire sul palcoscenico e fortunatamente loro mi hanno permesso anche di studiare in conservatorio, perché il talento va sempre supportato. Quindi ringraziamo tutti i genitori che aiutano i loro figli ad esprimersi nelle loro propensioni. Per quello che riguarda invece diciamo la mia carriera dietro le quinte è stato tutto un divenire, nel senso che quando poi canti o magari suoni per fare una sigla televisiva o una colonna sonora, poi in realtà ti sentono altri e pensano che tu possa andar bene anche per il loro prodotto. Quindi è stata tutta una sequenza e conseguenza di cose non cercate, ma molto probabilmente quella doveva essere la mia strada. Anche se la mia strada avrei voluto fosse la discografia, ma la discografia ti vuole sempre davanti alla telecamera. E ci sono delle volte in cui invece, appunto, come le colonne sonore vanno ad enfatizzare invece delle emozioni all'interno di un film, e quindi lì non c'è bisogno che tu appaia, come è stato appunto per Mulan, l'Isola dei Famosi o La Forza del Desiderio o i Pokémon, insomma tante cose che mi hanno permesso di dare invece le emozioni senza il mio volto. Agli artisti piace apparire, però non sempre è necessario, qualche volta è meglio lasciar sognare. Ma te hai preferito, diciamo, lavorare in questo modo senza apparire o avresti voluto invece essere più solista, cantante? Allora, io sono una solista, quindi magari mi sarebbe piaciuto, oltre a cantare per le colonne sonore, i film, essere su un palcoscenico come Sanremo, che però ha altre vie. Per cui, vabbè, io il pezzo per Sanremo ce l'ho sempre, per cui se domani dovesse capitarmi finalmente questa porta aperta, io sono pronta, anche perché l'album uscirà a dicembre, il mio nuovo album, e appunto questo singolo uscito il 3 luglio è una prepista per questo album che sarà assolutamente internazionale, quindi cantato soprattutto in inglese con collaborazioni dall'estero, e magari, chissà, possa poi esserci la possibilità di Sanremo, dove però sicuramente si canterà il pezzo in italiano e io ce l'ho. Infatti noi te lo auguriamo e hai anticipato anche alcune domande che volevo farti. E innanzitutto, riguardo il singolo, che è invece in inglese, Summer Breeze, che appunto è all'interno di questo disco, che è un po' italiano e un po' inglese, quindi... Se non ho capito male. No, è cantato completamente in inglese, anche perché è un duetto con un cantante, l'album sarà un po' in italiano, un po' in inglese, con predominanza inglese. Questo duetto è stato fatto invece con un cantante canadese, dalla bellissima voce soul, fresca e molto virtuosa. Noi nel lockdown, noi musicisti abbiamo cercato di aggregarci in altri modi, non potendo suonare insieme tutti quanti, appunto abbiamo utilizzato queste nuove tecnologie per poter suonare contemporaneamente o cantare a distanza anche oltreoceano, e sono nate delle cose bellissime, per cui in questo album ci saranno appunto tante cose belle fatte con diversi musicisti.
Bene, sono contenta che siate riusciti a produrre qualcosa di bello nonostante un po' le difficoltà e un po' quello che è La stato. nostra terapia è la musica. Brava, La musica ci sì. permette di bypassare quelli che potevano essere in questo periodo di chiusura totale dei pensieri ossessivi. Quello che dico sempre io, perché sono anche una vocal coach, un'insegnante, date uno strumento in mano ai vostri figli, non solo per suonare, che sia magari qualcosa da plasmare o una tela bianca per dipingere, delle scarpette, uno strumento proprio perché i ragazzi hanno bisogno di disciplina e di impegnarsi in qualcosa proprio per non cadere prede facili in pensieri ossessivi o addirittura di compagnie malate, diciamo. Per cui per salvare i nostri giovani ci vogliono le passioni e le passioni ti permettono di diventare forte di carattere perché per riuscire in quello che fai ci metti costanza. Bravi, cioè, nel senso io condivido assolutamente, tra l'altro questa radio ha, diciamo, come pubblico, come target proprio i giovani, quindi è importante quello che dici, cioè che la passione venga Bisogna coltivata. supportarli perché loro sono quello che noi avremo domani, quindi per poter proporre a loro di creare bellezza gliela dobbiamo far conoscere e dobbiamo dargli gli strumenti perché loro possano farlo. Esatto. Tra l'altro anche la canzone che è appena uscita, Summer Breeze, dà proprio questa sensazione di bellezza, io mi sono immaginata tantissimo l'immagine e la fotografia di un tramonto, poi è un singolo proprio estivo, quindi è quello che ci vuole forse regalare. Ma era quello che voleva essere ed è proprio quello che mi stai dicendo che riesci a farlo. Io volevo per 3 minuti dare spensieratezza, far andare la testa a ricordi più belli. Quali sono? Quelli di solito quando sei in vacanza, perché non hai orari, non hai impegni, sono quello di divertirti, di vedere il fidanzato o la fidanzata o qualcuno che ti piace, gli amici, stare davanti al falò sulla spiaggia, sotto la luna a baciarsi. Insomma, è questo che noi vogliamo dall'estate. Chi magari l'ha già avuto ritorna a bei ricordi, chi non l'ha avuto cerca di pensare a come potrebbe essere. Sicuramente belle cose, insomma, rispetto a quello che stavamo vivendo angosciosamente. Esatto. Infatti dà proprio anche il benvenuto a una ripresa, proprio una rinascita. E quindi. Che ci auguriamo tutti, specialmente noi musicisti, perché il nostro settore è stato quello più colpito. Naturalmente ancora oggi è difficile fare serate per il distanziamento, per chi magari non ha abbastanza spazio per poter far suonare i musicisti a distanza, perché costerebbe troppo. Quindi sicuramente è un settore abbastanza martoriato, ma è quello che poi ci permette di stare bene anche nel lockdown. Nel lockdown, gli stessi nostri politici hanno visto film, hanno ascoltato musica, quindi perché poi non capiscono che abbiamo bisogno di essere protetti? Esatto, è quello che stiamo cercando un po' tutti, anche nel settore appunto radiofonico, ospitando voi, di far capire, cioè nel senso che è un lavoro che deve essere riconsiderato proprio come lavoro, anche perché è la cosa che alla fine abbiamo Anche perché cercato, cioè l'ultimo, no, eravamo cerchiamo. senza niente e siamo andate ad aggrapparci a quello. Certo, perché nel brutto cerchiamo la bellezza, la bellezza è nella cultura e nell'arte, l'arte è cultura. E poi c'è tutto un indotto dietro. Ricordiamoci che dietro a un musicista c'è tutto il lavoro, ci sono le radio, le case discografiche, c'è la televisione, c'è il teatro, c'è il lavoro per tantissima gente di cui magari gli altri non sanno neanche che esista la figura lavorativa come il consulente musicale, come può essere il fonico. Queste persone, se non ci sono gli artisti davanti a cantare, o a suonare, non possono fare più il loro mestiere. Quindi abbiamo a casa tantissima gente perché il mondo dello spettacolo è quasi fermo. Esatto. No, è importante, sono importanti le parole che hai detto e insomma, grazie anche perché con almeno dal singolo, ma sono sicura anche con l'album che hai prodotto, lanci questo spirito di ripresa e cioè sai però non quella ripresa semplicemente frivola, ma che deve farsi carico comunque del rivalutare la bellezza e questo è veramente importante. È importantissimo, infatti, a parte questo brano che è così allegro, tutti gli altri sono un pochino più, diciamo, impegnati perché io sono in un genere un po' più dark drama, sono melodrammatica, assolutamente pop,
di questo nuovo album in cui sarò completamente cantautrice, quindi finalmente potrò davvero farvi vedere chi sono, perché per quanto tu possa essere te stessa come cantante, come interprete, naturalmente non sveli completamente qual è il tuo mondo musicale, se non quando hai poi la libertà, come nel mio caso, essendo un'artista libera di un'etichetta indipendente e non avendo diktat discografici, sono assolutamente libera di essere me stessa. E sinceramente neanche mi interessa piacere a tutti, quello che a me piace è trasmettere le emozioni che io sento. Se poi arrivano, allora vuol dire che sono riuscita nel mio intento. E poi possa piacere a tutti, anche stupido solo pensarlo. Certamente, ma noi siamo sicuri che ci piacerà tantissimo. E quindi dici dove possiamo seguirti per rimanere aggiornati sui progressi dell'album e su tutto. Perfetto, allora sul mio sito www.mariannacataldi.com ci sono tutti i vari link alla pagina artista di Facebook, a Instagram, poi iTunes, il mio canale ufficiale di YouTube, Twitter, quant'altro. Quindi www.mariannacataldi.com per vedere tutto quanto di me, ascoltare, eventualmente anche comprare, perché anche supportare e non scaricare gratuitamente, perché ricordiamo che scaricare gratuitamente significa rubare, rubi l'intelletto e comunque non è una cosa legale, quindi attenzione ragazzi, è vero che è molto diffuso il sentir dire la musica è di tutti, no, è come se qualcuno venisse a casa e vi prendesse dal vostro armadio un vestito perché è bello, dicendo che tanto siccome non l'hai fatto tu è di tutti, non è così. La canzone è nostra, l'abbiamo fatta noi, la registrazione, abbiamo pagato per farla, è nostra. Quindi è giusto che voi l'ascoltiate, ma dovete pagare il nostro lavoro, perché altrimenti domani, dietro tutto questo, non ci sarà più nessuno che paga per far uscire un artista, perché non gli conviene, perché non pagate i concerti, non pagate la musica, non pagate quello che scaricate. E quindi tutto questo non esisterà più, la bellezza così muore. Infatti purtroppo devo dire che online la musica si sta impoverendo anche nelle radio, perché essendo un po' tutto più facile da produrre c'è anche meno varietà di scelta. Cosa significa questo? Che arrivano le cose più facili, più semplici, e le cose un po' più complicate arrivano meno perché vengono trasmesse meno. Quindi da questo punto di vista anche i media hanno la loro colpa. Per poter capire tutto non dobbiamo solamente scegliere i colori che noi vediamo da daltonici, dobbiamo anche imparare a conoscere gli altri colori, anche se magari all'inizio non li vediamo, poi magari può piacerci. Intanto ascoltiamo qualcosa di nuovo, così i brani saranno armonicamente un po' più belli, un po' più ricchi, le melodie un po' più ricche, anche le parole che userete, il linguaggio va arricchito. Bravissima. Ci sono tante cose che pian piano insieme vi rendono una persona più ricca e più bello anche quello che farete. È come fare un quadro con tre colori, se non sono i colori fondamentali, avete sempre gli stessi colori, mescolando c'è poca differenza. Dovete usare tre colori fondamentali per farne mille. Per poter far questo dovete conoscere, quindi la conoscenza è importantissima e i media ci dovrebbero aiutare. Esatto, guarda, hai fatto un discorso che condivido appieno, bellissimo, e quindi davvero invito tutti i radioascoltatori a seguire quello che è il tuo consiglio, anche perché insomma una donna bella come te, solare come te, che ha portato dietro così tanto, così tanta carriera e che ancora produce, vuol dire che insomma sicuramente sono i consigli che ti danno qualcosa di sicuramente nuovo. I consigli ve li do perché vivere nell'arte ti permette di vedere tante cose che nella vita normale possono passare inosservate. Il bello dell'umanità sta proprio nell'arte, nello spettacolo. Noi vediamo magari un bellissimo, l'architettura, un bellissimo palazzo, è stato fatto da una persona che ha studiato per fare quel palazzo, o una bellissima scultura, c'è il talento ma c'è tanto lavoro dietro, una bellissima canzone, anche lì tantissimo lavoro dietro. Qualsiasi cosa, dovete avere il coraggio di andare avanti e studiare se volete fare una cosa, perché se avete il talento e mettete insieme anche la conoscenza è come avere una bacchetta magica. Tutto ciò che avete nella testa viene proiettato fuori e creerete il bello del mondo. Forza ragazzi! Grazie! Che il domani è vostro! Grazie davvero Marianna, davvero di cuore!
E allora io ti saluto ascoltando la tua Summer Breeze e invitandoti, se avrai voglia, anche nei nostri studi. E insomma, volentieri, speriamo presto, esatto, che si possa, volentieri. E ti auguro dunque tanta fortuna anche per Palco Sanremo, che io faccio il tifo. Grazie. Intanto vediamo adesso a dicembre quando uscirà il nuovo album. Esatto. Ecco, magari ci rivediamo per quello. E, sicuro. E poi magari che saremo, non è che mi dispiacerebbe. Va bene, ti ringrazio. Grazie, Marianna, per il tuo di spazio. Cuore. Grazie a te. Grazie a tutti. In bocca al lupo e buona estate a tutti quanti. E mi raccomando, mascherina. Esatto. Ciao, grazie. Ciao.